Tu non conosci le mappe di Star Wars, insomma, ok. No, perché se le conosco bene so dove posizionarci per ottenere il massimo dei risultati. Va bene. Qua non sapevo bene come gestirmela, perché non so loro dove spawnano e noi dove spawniamo. Qua invece lo so meglio. Bene, siamo di nuovo qua. No, siamo contro un altro, vabbè. Meglio così, adesso lo ammazziamo senza pietà, proprio non mi importa se è uno che ha appena preso il gioco per la prima volta. Ma perché c'è il vento in tutto ciò? Ho il mantello che mi sta soffiando. Ma che cosa strana, non l'ho mai vista sta cosa. Sì, sto filmando. Madonna, ma che cosa strana. Mi vola il mantello di Phasma. Ma cosa? Vedi che conferma la mia teoria, che mettendo a modo trasparente mi fa trovare in un punto della mappa. Cioè, stavo praticamente il mantello che volazza. Che poi alla faccia il mantello sembra pure rovinato per dei poveri. Ma abbiamo dei giocatori? Nessuno! Mo lo sta notando. Comunque, un giudizio tuo sul fatto di questa questione delle mod? Ah, una brutta mossa che hanno fatto. Secondo me il problema è che non hanno altri modi. Perché qualcuno gli aveva scritto nella chat, avevano fatto un po' una discussione, dicevano ma i modder devono allora impostare le loro mod in modo che non sembrino hack, e uno gli ha scritto ma non si può fare, quello è il problema. Hack? Cioè, in che senso hack? Loro i programmi che hanno per vedere se uno hacker o meno riconoscono semplicemente programmi extra attaccati a... Ah, ok. No, e quindi il problema è che quando loro tagliano la testa agli hacker non hanno modo di sapere chi è un hacker e chi è uno che ha messo le mod solo per vedere degli aspetti estetici diversi. Quello è il problema. Sì. E quindi fanno esecuzioni, questa è quella che io chiamerei un'esecuzione sommaria, no? Sì, ho capito qual è. Sì. E quindi tu mi dirai, è una buona idea fare un'esecuzione sommaria? No, però no, non lo è, sì. Rimane la radice del problema, e loro hanno deciso che questo era il modo migliore. Quindi... No, sai che questa cosa è la stessa dinamica come si faceva tanto tempo fa con i carceri, no? Quando dovevano, questa è una cosa che si faceva nel dopoguerra o comunque anche durante la guerra, che praticamente per liberare spazio in prigione facevano fuori una categoria di prigionieri. Sì. Se ero tutti, se ero, ok, gli assassini, ma se uno ha fatto soltanto un reato, se ha ucciso è un assassino, anche se in maniera involontaria, te lo toglie di mezzo. Quindi ti liberava un grande spazio in prigione. Perché giustamente togliono di mezzo anche coloro che magari hanno fatto un assassino anche involontario, però hai nella tua cosa penale. C'è un'altra partita intanto che era vuota. Usciamo? Sì. E dimmelo. Esci. Te lo vedo adesso. Non avevo sentito. Quindi più o meno la logica è la stessa. Quindi loro diranno giustamente: noi facciamo sta cosa e verifichiamo chi di utenti hanno modificato i file. Solo questo. In teoria io non dovrei avere problemi, perché comunque uso un programma esterno. Che chic. Ho paura. Non ti piace vedere i wookie su Kashyyyk? No, io ho paura a volare su Kashyyyk. Cioè, saranno loro a volare. Tu se sei bravo a parare non voli. È ovvio. Ma mi metto pure una canzone diciamo di un l'inno. Mette un bel inno per rallegrare, se smettessero di mandare messaggi e il cellulare non smettesse di suonare, magari mi farebbe un favore. Perché così faccio sentire un bel inno durante la partita. Ci proviamo. Tanto sono tutte canzoni del 700-800, quindi non credo che scaturisce il copyright. Io non lo so, te che cosa ne pensi, Gribus? Di cosa? Che se metto una canzone del 700, fine 700, inizio 800, non credo che rischi il copyright, vero? Ma dove? Ah, sul coso? No, in realtà quelle più vecchie di 100 anni, mi pare. No, sto scherzando, tranquillo che non ci sono copyright, basta che non sono del 900. Se tu metti l'inno alla gioia di Beethoven, non è più nulla.
No, infatti, diciamo che devono passare quasi 100 anni, devono passare praticamente, per essere esatti sono quasi 100 anni che devono passare, 70, anzi 70 anni esatti per non essere più copyright, sotto la Sì, copia. a meno che tu non sia Disney, allora in quel caso ci sono dei tempi. In quel caso ancora un po' e compri il copyright e diventa tuo, quindi. Ah, Tu sì, però hai sei capito. entrato Sì, nel blocco d'oro. esatto. Se la Disney decide, lo compro Esatto, io sei adesso. entrato, sei entrato. Mi è bloccato. Sto aspettando. Sto caricando la pagina, ma secondo me. Perché stiamo aspettando solo a te, qua è pieno tutto, eccetto manchi solo Non dimmi che si è crashato. Ah, no, è crashato! Lo sapevo! Quando mi blocca le immagini scritte, mi è crashato. tu. Vabbè, allora avvia e rientra dentro che tanto qua stiamo partendo uno contro uno, quindi. No, Poi ma vedi, io dopo. non capisco perché mi dice. Muoviti, muoviti, riavvia il gioco e No, è rientra proprio dentro. tutto Non apri sta origin. sfida. Sta zitto, non. Aspetta! Browser web, trasmette. No, è proprio stato origin che mi ha mandato a quel paese, quindi sta. Te questi crash. No, è colpa di origin che fa cagare. Eh sì, ovvio che stavo andato a quel paese, grazie. Ah, adesso mi dici che prendono per il Beh, gruppo. grazie, ho dovuto uscire un attimo per vedere se Origin era andato a quel paese. Origin è andato a quel paese. E ripeto, senza mod è in tutto ciò. Senza mod. Quindi non mi venite poi a dire, no, le mod fanno crashare Origin. No, nessuno me l'ha ancora detto, però molti sono capaci a dirmelo. Quello è il leader supremo che scappa o fugge da me. Ah, quindi mo è entrato qualcun altro, presumo. Ecco qui. Però far vedere come funziona i tuoi giochi, intanto io voglio far vedere una cosa. Intanto entriamo su Battlefront e prima che carica tutto, i file devo far vedere perché sennò la gente deve capire. A sfoglia i tuoi giochi. No, mi serve la mia libreria. Star Wars, opzioni, ah, non lo posso vedere. Praticamente volevo vedere se riuscivo a far vedere i file interni del gioco di Battlefront, perché da Origin come su Steam puoi vedere i file locali, i famosi file locali. Da lì, secondo me loro da lì vedono se i file locali sono stati moddati o no, ma in questo caso se il gioco, ripeto, i file vengono messi da un programma esterno come uso io Frosty, praticamente non dovrei avere problemi. Bene, ti vedo Grievous, quindi a sto punto partecipa e vediamo un po' se posso entrare. Sì, io ho vinto. Io nel frattempo ho ucciso il mio. Ho abbattuto il mio nemico, no? E ho scaramentato la sua carcassa contro il fianco della montagna. Minchia, l'amicizia. In Non è tutto. arrivato Darth Full Person. Vabbè, allora vaffanbro, un nome del genere non merita pietà. Via, via, allora mi ti annulla sul mio nome che esco. Vabbè, no, ma aspetta, tu. È bello che tu lo dici quando dici, ah, devi allora annulla che io esco, e mentre lo sta dicendo già è uscito. Aspetta, che mi ha fatto rientrare subito al posto tuo, mannaggia. In mia difesa ti avevo avvisato. E a mia difesa non ha ancora arrivato l'invito tuo. Non mi ha arrivato l'invito tuo, quindi io non posso fare un. Qua. Adesso Intanto queste sono. Ho aggiunto un po' di persone, ultimamente alcuni mi hanno mandato delle richieste di amicizia. comunque l'invito, eh? Non mi è arrivato. Allora, puoi invitarmi tu. Sì, a sto punto sì, se no qua non finiamo più. Allora, invito. Ecco, vedi, io posso aspettare. Ottimo. Ti muto? Ok. Fatto, sono salvi. Bene. Ma dovevo fare per forza il secondo Quindi. malvagio. Sì, però stavolta lo facciamo quello grande, dai, perché so che tu stai soffrendo a fare quello piccolo. Ah, ma davvero? Dimmi cosa, qualcosa che non so.
Oh, bene, bene, già qui così dopo c'è Bash qui. Intanto, vediamo se riconosce queste canzoni. Dicendo è un po' particolare, sono quelle canzoni liriche italiane come Figaro, hai presente Figaro? Figaro bella. Qua si chiama Sergio Gabi. Ma che cacchio di nomi abbiamo? Mai name, Miccia. Secondo me era my name e minchia. Beh, quello lì che si chiama Grüne Teufel, quello là di sicuro, 1900 quando c'è, quello è più crucco dei crucchi. Quello è tedesco, strofe. Quando si chiamava Mr. Krauto. È passato il robottino, il topo dei... No, guarda, avessi potuto prendere il possesso di Anakin, l'avrei tirato un calcio, l'avrei lanciato verso l'infinito. Sì, ma tu non hai notato il droide che mi è passato vicino ed è scappato come al film di Star Wars, no? Dove c'è... Ah, no, la mappa orrenda, cioè orrenda, quella di Halo. No, sono... Già sei morto. No, no, non sono morto, è che sono entrato in uno stato di confusione. Ah, ho ucciso uno, ma non l'ho fatto apposta. Ah, vabbè, ho ucciso uno, ma no. Eh sì, cioè, vorrei quasi chiedergli scusa. Aspetta un attimo, Aiden del cavolo. Ecco, mi sto arrivando. Madonna, come sono volati male. Come sono morti male. Ma perché Darth Vader ce l'ha con me? Io sono Anakin. No, è caduto! È caduto con lo scatto! Comunque, ho letto comunque il nome, quello che sta dietro di noi, quello che sta in squadra con noi. Madonna, ma quante mazzate gli stanno tirando? Vai via, Fener. No, non doveva essere, doveva scivolare giù. Ma te con quel cacchio di fumo. Vieni qua, Fener. Ma l'ha detto Boba, ecco, io odio, allora tu butti il fumo, Boba mi acceca. Ma io ti voglio bene. Se non posso uccidere, aiuto gli altri. No, vabbè. Ma io non ho capito, il fumo come si usa? Io non ho capito, ma si deve essere per coprire a noi o all'avversario? No, ti copre a te quando spari. Cioè tu lo devi usare in congiunzione con la tua abilità di usare... quando fai il quadratino e spara uno. Perché quel fumo ti copre, quel quadratino ammazzi la gente, loro non sparano a te ma tu puoi sparare a loro. Posso dire che è una mezza stronzata a sto punto, scusami. Lo è, difatti non è la mia abilità preferita di Lando. No, no, perché se la usi bene il fumo lo dovresti usare, lo dovresti usare più in altre occasioni. In questo caso lo dovresti, madonna, in questo caso lo dovresti usare per accecare l'avversario. Ti pare? Che culo rotto che sia Darth Vader di che campera con Aiden. Ma ti dirò, molte delle abilità sono... Cioè, di solito gli eroi hanno due abilità buone e una inutile. Ancora, per quel cacchio di fumo, io adesso ti tiro, non vedo nessuno. Bel colpo, ho ammazzato a caso gente. Ok, buono, ne ho uccisi due. Ringrazia. Ma io ho visto uno schiattare da solo. Ah, io ti voglio bene, Darth Vader. Sono caduto male. Darth Vader è Kylo Ren, è leader supremo. Madonna, ho visto la morte in faccia. Dai, che palle, Darth Vader, che mi hai pure seguito, pirla. Madonna, dove mi ha spottato male, ma mi ha messo in una brutta angolazione. Vabbè, botte da orbi che si tirano qua. Ma dove mi ha fatto spawnare? Capito? Pure a me mi ha fatto spottare un posto strano. Madonna, è dietro! Perché? E voglio dare la colpa a me, tu avevi tutta visuale. Palpatine ti prendo, e invece c'era il buco.
Bellissimo. Ti ho visto tuffarti nel vuoto così a caso. Sì, perché non ho visto il, cioè, non ho visto il pavimento, quello sì, però ero convinto che ci fosse. C'era talmente il riflesso che però non c'era la mia ombra, e quindi giustamente ho visto la spada laser, ho detto vabbè, posso passare. Non vedo nessuno. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Bababam, bababam. No! Cacchio di ringhiere che non metto da nessuna parte. Cavoli, abbiamo perso di colpo il vantaggio che avevamo. Bellissimo, il fumo serve moltissimo quando vedi che i nemici non ti vedono. Bellissimo. Però le spade laser però le vedo, cazzarola. Non è facile però, devo capire bene come usare al meglio sta cosa. Vabbè, sai che faccio? Ma che vaffanbrodo, sti cacchio di tizi che si aiutano a vicenda. Oh, niente, non riusciamo ad ammazzare neanche uno. Abbiamo perso completamente il vantaggio. Chi è Kell Luke? Chi è il colpevole Kell Luke che non fa il suo lavoro? Ma dai, io contro il palpa, dai, non era facile. 12 di vita, raga, il palpa non può vivere con 12 di vita, vi prego. Sì, però mi spiegare perché uno si chiama... Dai, che palle, mannaggia, tu tizio qua. No, ma la squadra di colpo è entrata in modalità incapace da un momento all'altro. E perché loro sono impacchettati, noi siamo... Dai. Madonna, li ho ammazzati tutti io! Li ho ammazzati tutti io! Brava palla. Non ci credo! Sono una brava persona. Madonna, come è volato male. Ah, ma è ancora vivo? Sì. Dietro mi stanno sparando. Ma no, dai, l'ultimo. Cioè, guarda che vaffanbrodo. Cioè, Palpatine mi attacca mentre attaccavo Aiden. Palpatine mi fulmina e poi arriva Dooku a prendermi a menate. Ma quanti. Quante bestemmie devi tirare per trovarti in una situazione del genere? Tutto perché volevo aiutare te. Ma cazzo, scrivi GG. Chi è che l'ha scritto GG? Sorry, not sorry. No. Scrivi? Cazzo, scrivi. Mi è piaciuto, cazzo, scrivi. Cretino. No, sei stato zitto in umiliazione. No, ti ricordi scuola di polizia, no? Ecco la scena quella là di Miami, coglione. Ah no, quella non me la ricordo, non me la ricordo neanche. Ma dai, è la scena più comica che io abbia mai sentito. Io a scuola di polizia l'ho vista un sacco di tempo fa. Io sto riguardando tutta ma... domanda. Io mi sono fatto tutta una maratona, mi sono fatto qualche ieri, mamma mia. Avevo voglia. Ok, allora siccome devo giocare io adesso. Abbiamo un russo con noi comunque. Poldskakatschuska. Ah sì, beh, più russo di così, cazzo. Sergio Gabi è contro di noi, forse un italiano. Però in tutto ciò è al prossimo video, raga, perché sta durando un po' troppo. Decisamente. Così scoprirete la prossima volta come andrà a finire.